Ciao a tutti! Allora, oggi torniamo con un do it yourself e volevo mostrarvi che cosa si può realizzare con del semplice stucco. Io ho questo qua, una spatolina, il semplice stucco in pasta per interni. Io sono già sporca perché ho nel frattempo iniziato a fare questa e praticamente questa è la texture che noi andremo a creare su di un semplice vasetto piuttosto che una bottiglietta in vetro. Quindi questa è la spatolina e praticamente non sono andata a fare altro che posizionare lo stucco sulla superficie del mio vasetto, del vasetto che ho deciso di decorare, e non faccio altro che praticamente applicare lo stucco al di sopra e poi andare a distribuirlo il più uniforme possibile, aiutandomi appunto con una spatolina in questo modo. E lo faccio, insomma, andando a ricoprire tutta la superficie del vasetto. Cerco di andare a distribuire lo stucco in maniera il più uniforme possibile, cercando di non lasciare spazi vuoti, insomma. O vi faccio vedere, andando a distribuirlo con la spatola, spesso si può rischiare di applicare il prodotto in questo modo. A questo punto, quindi, dobbiamo andare a mettere più stucco e andare a lisciare poi la superficie. Praticamente in questo caso non si deve intravedere minimamente il vetro. Questo è pressoché il risultato che dovremmo ottenere. Ora questa è già più asciutta e vado a ritoccare qualche pezzo che magari è rimasto un po' incompiuto. Quindi distribuisco una, vedete per esempio qui. Distribuisco un altro pochino di stucco e quindi vado un attimino a correggere eventuali imperfezioni. Ora non mi resta che far asciugare per bene per qualche ora. Allora, sono passati circa un quarto d'ora e il prodotto è fresco, ma non troppo. E quindi cosa vado a fare? Vado ad applicare delle leggerissime pressioni con le dita sulla superficie in maniera tale da uniformarla il più possibile. Faccio in modo che la pressione cioè sia proprio leggera e duri proprio un istante, vedete? Sono dei leggerissimi tocchi che applico e dopo qualche ora che lo stucco si sarà asciugato, mi munisco di carta vetrata dalla grana molto sottile e vado a passarlo sulla superficie del mio vasetto per andare ad allisciare il più possibile la superficie, ma non mi interessa essere troppo perfetta, anzi se c'è qualche crepatura o qualche imperfezione è anche meglio. Ok, più o meno questo è il risultato che dovremmo ottenere, una superficie non particolarmente omogenea, con qualche screpolatura e devo dire che lo lascerò così. E ora passiamo al colore. Vado a mescolare un po' di colori, tipo vado ad utilizzare questo giallo qui. Vado a metterci una puntina di questo rosso ciliegia, ma veramente una punta. Poi metto dell'altro giallo. Ok, vediamo il colore che viene fuori. Vorrei venisse fuori un terracotta e direi che più o meno ci siamo. Sì, devo dire che col colore ci siamo.
mi sa che aggiungo un'altra puntina di giallo. Vado con un'altra punta di giallo. Ottenuto il colore, lo vado ad applicare sulla superficie del mio vasetto tamponandolo con un pennello. Se avete invece un tampone è ancora meglio, il risultato sarà molto molto più semplice da ottenere. In questo caso io ho un semplicissimo pennello e quindi lo applicherò in questo modo. Però tampono proprio il colore sul mio vasetto, cercando di andare a coprire il più possibile la parte bianca dello stucco. Una volta asciutto il colore, questo sarà il risultato ottenuto. Come vedete, dà molto l'impressione di un vaso usurato dal tempo ed è questo il risultato che otterrete con l'applicazione dello stucco. Thank you.